Bentornati mie ombre su Mario più Rabbids Sparks of Hope. Nello scorso episodio abbiamo continuato l'esplorazione e fatto quindi completismo all'interno del tempio. Abbiamo risolto enigmi, risolto misteri, sbloccato un nuovo Spark e quindi salvato un nuovo Spark per la verità. Ma per il momento la nostra missione là sotto credo che sia finita perché non c'è altro se non questa missione qua che comunque richiede 12 Spark che al momento non abbiamo. Se poi ci sono, come vi ho detto l'altra volta, altri segreti, e beh, questo non lo posso sapere adesso, lo scopriremo andando avanti ed eventualmente recupereremo tutto. Ma adesso, siamo tornati in superficie. La prima cosa che voglio provare a fare è completare quella maledettissima missione dei Bobomba. E qui, a quanto pare, ne sono respawnati altri, che erano gli stessi che avevo già affrontato esattamente in questo punto. Ci mancava il terzo. Forse c'è anche da qualche parte, ma visto che sono respawnati questi, proviamo a vedere se va bene per il completamento della missione, cioè se non fa distinzione. Se quindi qualsiasi bomba va bene, proviamoci, tanto sarà estremamente veloce. Allora. Ci può stare? Ok. Speedy Gonzales. 2 di 4. Ah, perfetto. Via. Sono molto deboli, l'avete visto dal livello. Sono verdi e di conseguenza non avremo problemi. Boom, boom. È già finito. Tanti saluti. Sono curioso. Dimmi che l'abbiamo completata. Sì. Yes. Quello rimane lì per il momento, tanto non ci serve. Certo, si può continuare ad affrontare per ottenere Astro Schegge e quant'altro, ma no. Abbiamo altre cose da fare, tipo questo. Lo scutiferio più profondo. Andiamo. Missione che abbiamo lasciato indietro da un po'. Ed è arrivato il momento di dedicargli del tempo. Sono pronto a tutto. Dopo le sfide che abbiamo affrontato negli ultimi episodi, beh, nulla mi fa più paura. 8 nemici. Ok. Yurigo, teniamo sempre loro perché comunque dovrebbe essere abbastanza semplice se non altro. E quindi andiamo con Mario. Saltiamo qua. Lo so cosa state pensando. Occhio a buttarsi nella mischia. Ma questo, amici, non potevo esimermi dal farlo. Potevo colpirli anche in 4, ma vabbè, fa niente, va benissimo così. Boom. Aspetta un po'. No. Questo. Yes. Così forse ne riusciamo a shottare 2. No, mi sbagliavo. Rischio lo stesso, perché se magari fanno un crit... Ah, perfetto. Quell'altro non era detto che lo colpivamo. Giusto, ha ragione lui. Che gli volete dire? Allora, Rabbit Peach. Peaches. Bella questa. Sbada boom. Non abbiamo modo di farli secchi entrambi. A meno che io non attivi questo. Però, no, quello là non si muoverà per colpire. Nessuno si muove se rimango così. Vediamo un attimo. Facciamo... forse mossa stupida, ma fa niente. Le bobombe sono sempre le prime a muoversi. Questa è una cosa che mi dimentico sempre, che poi non è detto, non lo so. Sei sempre così. Però le ultime volte si muovevano sempre loro e mi fregavano questa cosa della trappola. Vabbè, comunque. Sono abbastanza tranquillo. 50%. Ma se mi metto qui, non è più 50%. Ok. Mario. Marione. Boom. E boom. Utile il suo doppio colpo, decisamente sì. Ah, perfetto, a posto. Ci siamo.
recupera un pochettino di vita? Manco per niente. Vabbè. Mario è da tenere d'occhio, ma tanto poi cambieremo anche il team. Adesso ho tenuto quei tre lì perché sì. Perché sì. Arrampichiamoci. E qui? Questo. Bobomba, nuova memoria. Che andiamo ad ascoltare. L'influenza malvagia di Kursa ha reso i Bobomba di tutta la galassia sempre più aggressivi, anche se essenzialmente seguono sempre le stesse regole. Quando vengono colpiti si accendono. Se invece si utilizza una scivolata, possono essere presi in mano e usati come esplosivi da lanciare. Direi che lo sapevamo. Ma comunque, scuoti. Non si dice mai di no a delle astroschegge, giusto? Allora, la chiave l'abbiamo già presa, quella per sbloccare lo Spark, e quindi io direi che la prima cosa che andremo a fare sarà proprio quella. Questa qui è l'uscita, giusto? Ah no, questa è l'astronave, scusate. Quando eravamo nel tempio siamo usciti tipo qua, ok, per quella cosa dello Spark. Va bene. Sì. Prendiamo il teleport. Non siamo super distanti. Anzi, forse in realtà facevo meglio da qua perché era di fianco alla spiaggia. Vabbè, ormai è andata. Mi rifaccio la strada all'indietro, va. Mi pare che dal di qua si poteva passare. Non mi aspetto una sfida facile in realtà. L'altra volta per salvare l'altro Spark ci aveva messo un po'. Eccoci. Zona segreta di spiaggia luminosa, nuova missione. Oh. Bello, a più piani. Dai. Qui la strategia sarà molto importante, deduco. È anche difficile valutare i nemici da usare. Perché quello si muove? Oddio, vedo cose da... sarà incasinato, temo. Comunque. Chi andiamo ad utilizzare? Ci sono ostacoli? Rabbit Peach potrebbe esserci utile per la cura, quindi la terrei. Proviamo. Let's go. Primo tentativo. È sempre un'incognita. Ah, non l'avevo notato. Cioè, siamo già nel livello. Ok. Sta cosa mi ha destabilizzato. Credevo di dover entrare, effettivamente. Quindi ci sono da affrontare i nemici con le classiche scivolate. Ok. Per poter intendo interagire e poi ah, quindi wow, ci saranno un sacco di combattimenti. Sconfiggi tutti. Pensavo di dover lottare in quella torre, invece no. Ok, dove sono i nemici? Ah, là dietro. Uno è qui. Ci posso stare però. Può andar bene. Ne abbiamo due qua. Di qua non c'è nessuno, quindi andrei a fare subito un bel attacco così. Che ne dite? Potrebbe anche farli secchi entrambi. E invece non ha fatto secco nemmeno una. Ottimo. Perché non ho fatto la scivolata? Sono idiota. Vabbè, facciamo così. E così. Nessun problema. Rimediato. Ok. Allora, poi ne abbiamo uno laggiù, uno lì, e siamo a quattro. L'altro dov'è? Sta qua dietro? E non lo vedo? Ok, vabbè. Allora, tu, amico mio, cosa puoi fare? Direi che mi rimani qui. Sì. ZR. Facciamo questa, non so se può essere utile in questa occasione, ma la voglio provare. Qui invece attacchi non ne possiamo più fare. Ah, eccolo qua.
Perfetto, adesso li vedo tutte e tre. Iniziamo a spaccare un po' di barriere. Via. Si muovono. Nessuno ha attaccato, quindi niente contrattacco, maledetti. Cosa volete fare? Allora, aspettate un secondo che voglio fare così. Andiamo qui. Così siamo al riparo. E attacchiamo. Almeno uno. Poi. Era troppo invitante, anche se era un po' scoperto. Non riesco a colpirlo da qua, vero? No. Allora, intanto con lei vado a curare. Te. È rimasto solamente Edge. Se uno di loro si muove, tutti gli avversari raggiungibili dall'attacco subiscono... È anche vero che non so se entra in azione prima che quello lì attacca. Vabbè, proviamo. Tanto con la lama non riesco comunque a colpirlo. Via. Quanta fretta! Ah, che male! No, direi che non è servito a nulla. La finiamo adesso, non c'è problema. Salve. Problemi? Non si scherza. Voilà. Ha recuperato un po' di vita. Edges? Edges? E quindi va bene così. Dunque. Dobbiamo evidentemente scendere. Ok, sconfiggi tutti i nemici e sono 4. 1, 2, 3. E il quarto è di qua. Questa volta vado a levare Rabbit Mario. Potrebbe far comodo il suo attacco multiplo, però rimarre così. Lui già quello. Ok. Seguite. Via. Sono tutti divisi, quindi gli attacchi multipli in realtà non penso che ci serviranno. Allora, Edge. Ok. Potevo aumentare il danno delle armi. Vabbè. Devo farlo prima. Ah no, poi non ho. Non ho lo spark giusto. Forse Luigi? No. No, Luigi ha questo qua di fuoco. Allora. In teoria siamo al riparo dei danni? Spero di sì. Quasi quasi. No, facciamo dopo che non si sa mai, magari mi colpiscono per qualche motivo. Bene. Vabbè, sono loro due, abbiamo già vinto. Via. Mando energie positive, davvero. Non si scherza. Siamo arrivati livellati molto bene qua, quindi questo ci renderà la vita decisamente più semplice. Così si fa. Bello questo team, mi piace. Ok. Sì, gli spark in queste occasioni qui, sapete, li evito perché tanto sarebbe uno spreco di un'azione. Continuiamo a scendere. Di nuovo. 5 nemici. Vado ancora con loro. Esatto. Esatto. Allora.
Da qui possiamo fare ben poco. Ah, questo. L'unica cosa è che se si muove qualcuno di qua potrebbe colpirmi. Facciamo questo. Ok. Edge non può fare granché. Peach sì. Ottimo. Buonanotte. E per il momento passiamo. Tanto loro, da quello che ho visto, non fanno mai gli attacchi rimanendo scoperti. Buono questo. Mi ha colpito però. Quel maledetto. Allora. Ce la fai a farlo secco? E dai. Non si muoverà nessuno, credo. E dai. Bene, col critico. Ottimo. E il mio Super Luigi. Iniziamo a spaccare. O a crepare. Via. È rimasto solo lui, vero? Sì. Via. Curiamo. Questo in realtà è il modo migliore per curare i personaggi senza dover sprecare le monete. Se sono battaglie semplici in cui non si subiscono danni, si fa presto a rifullare. Dovrei fare così anche con Mario. Infatti magari nella prossima battaglia lo porto dietro. Beh certo, oddio. Se può essermi utile Mario. Ma credo di sì. Questa volta ci hanno attaccato loro. È più o meno la stessa cosa. Let's go. Prima cosa da fare. Boom. Seconda cosa da fare. Distruggere. Poi. Via. Non può stare dietro. Se c'è già qualcun altro. Ma se io sparo da qui. No, perché giustamente non si allunga dall'altra parte. Però potrei provare a fare così. Vediamo se qualcuno ci colpisce lo stesso. Ah, potevo curare. Vabbè, lo faccio adesso. Ottimo. Proprio quello che volevo. Via. Ora curo. Perfetto. Mando energie positive, davvero. Non ci arrivus. A meno che... Ok. Dovevo, vabbè, allungarmi con Mario, che era meglio, insomma. Poteva lanciare due colpi e l'avremmo sconfitto. Ma forse lo sconfiggo ugualmente. Yeah. Ok. Ma i nemici quando fanno così possono colpire anche noi? Credo di no. Non sarebbe un malus. Bene.
Stiamo approfittando di questo momento per recuperare anche la vita. O qui serve quel triangolino laggiù. Ah, e poi ci siamo. Poi abbiamo preso lo Spark. Non credo ci siano altre cose segrete. Scendi. Poi ci sono altri nemici prima. Non cantiamo vittoria troppo presto. C'è solo lui? Quindi potrebbe essere forte. No, non c'è solo lui. Vediamo un attimo. Vulnerabile a acqua, resistente al fuoco. Perfetto. Allora, come ce la giostriamo? Vanno bene loro? Credo di sì. Solo che se rimango qui colpisco lui, poi mi colpiscono dal di là, ovviamente. Sa da fare? No, non riesco a prenderlo lo stesso. A questo punto preferisco giocare safe e fare così. Poi. Così. Luigi, lo portiamo di qua. Perché se sì, mi colpisce. E proviamo intanto a spaccare qualcosa. Facciamo questo. Nel dubbio. Ho sbagliato. Ah, quello lì non è morto. Dio, pensavo di sì. Ma come? Ti prego. Madonna, Luigi. Che stress. Quella trappola dovrebbe... No, perché non si muove. Mamma mia. Che cosa che sono andato a fare. Brutta situazione. Allora, certamente posso curare anche da qua. Sì. Avviciniamo tutti. E li mettiamo qui. Facciamo una cosa. Oh. Ah beh, non ci arrivano lì. Ah, qui ovunque io mi metta mi colpiranno. È inevitabile, temo. Perché purtroppo lei non si può riparare. Quindi io farei così intanto. Aspetta. Facciamo così. Bene. Non posso fare altro. Eccola. Meno male è rimasta qui. Non posso ricurare, ovviamente, perché l'ho appena fatto. No, non si è appoggiata al muro. Ah, sì, ecco. Mi avete dato del filo da torcere, ma neanche troppo. Bene. La bruciatura è bastarda perché ti separa poi il gruppo. Allora, questo l'avevo visto all'inizio, eccolo lì.
Bene. Allora, stessa cosa di prima. Ma in realtà come team va bene. Cioè, non penso di voler cambiare qualcuno. Edge però... Peach no, perché l'attacco multiplo secondo me non mi serve troppo. Let's go! Ok. Allora, uno, due. Dov'è l'altro? Di qua. Ok, quello si può muovere fino a lì, quindi ci dobbiamo riparare di qua, senz'altro. Da qui non passa. Questa la voglio fare. Bene. Via. Buonanotte. Ok. Via. Ah, lo colpisce anche se è dietro a un bersaglio. Maledetto, ma preso. Grazie a quello spark lì, in teoria siamo immuni al fuoco. Meno male. Non me lo ricordavo neanche. Sì, giusto. Da qui ci spostiamo perché il maledetto ci arriva. Però chiaramente non posso fare nulla con Luigi. A meno che io non voglia sparare così. Ah beh, colpisce la mia. Ok. Via. Potrebbe finire adesso. Ma non finisce adesso. Finisce adesso. Ok. Buonanotte. Si sale? Oh, per poco. Prossima battaglia saliamo. Che non credo si svolgerà qua dentro. Ah beh, a meno che non partirà una battaglia una volta che avremo inserito questa cosa. Probabile, sapete? Allora, intanto mi devo ricordare dov'era. Cosa non scontata di qua. No! Penso di poter stare tranquillo. Spark! Salve! Grazie per avermi salvato, mi sembra di essere rimasto qui per una vita. Oogie è stato licenziato, giusto? Non proprio. Zona segreta completata, wow. Non si unisce? Come osi? Nuovo Spark. Andiamola a vedere. I nemici raggiunti dall'effetto vengono respinti lontano rispetto all'eroe. Aumenta del 10% le probabilità di ottenere un danno critico con le armi. Danno critico non male. Via. Basta schegge. Perfetto. Poi tra un pochettino immagino che ci serviranno parecchie astoschegge per fare salire ancora di livello. Ma prima dobbiamo salire di livello con loro. Allora. Mappa. Amici, io direi di andare qua. Sfida monete blu. Ma è tutto qui nel faro? Ok. Andrei prima al faro in realtà. Prima di quell'altra missione con i Goomba con la pentola. Perché a livello 10 mi preoccupa. Magari saliamo almeno all'8, dai. All'8 sicuramente. Non ho capito se quell'altra missione che segnava qui era da un'altra parte, dietro. Mi spiace, non posso fare più di così. Siete voi quelli bravi in battaglia. Alla prossima, ciao ciao. Grazie.
Ci sarà un'altra zona come nel tempio? Plausibile. Ottimo. Si parte. Episodio che credo verrà anche questo bello lungo. Ma d'altronde non posso lasciare a metà il faro ormai, eh? Ok. Mi piace questa squadra. Allora, intanto voglio vedere se da qua ci arrivano. Non credo, ma controllo. No. Loro però sì, questi qua giù. Ovviamente. Quindi, per proteggermi direi che vado di qua. Sì. Se lo fa. Oppure portiamo Mario. Forse è meglio Mario perché me lo shotta. Sarà meglio per te che lo shotti. Ma come no? Ma sempre per pochissimo. Dovevo aumentare il danno dell'arma, lo so. Sono stato stupido. Vabbè. Comunque. Quassù non c'è nessuno, abbiamo lui lì. Mi conviene? Mi raggiunge? Non lo so. Ma lo faccio. Al diavolo. C'è il rischio. Va verso lui di là. Beh, in realtà è ottimo. Non dovrebbe raggiungerci poi. E a questo punto io direi che... scelta difficile. Se mi metto qui, quello là mi becca 100%. Quindi forse potrei pensare di stare così. E poi facciamo questo. Rischio più che altro che mi si avvicini. Però... no, forse quelli più vicini siamo proprio noi. Facciamo così. Boom. Porca vacca. Giusto, ho attivato la trappola. Bene. Bene, insomma. Adesso mi colpisce. No. Sono stato abbastanza fortunato, devo dire, qui. Ok, allora. Non abbiamo altre opzioni. O meglio. Se gli faccio la scivolata... no, è immune alla scivolata, mi sembra. Rimani pure qui, Luigi. Per il momento. Mario. Così. Vabbè. Volevo farlo solo una volta, ma non mi permetteva di selezionare qualcun altro. Forse erano tutti fuori dal range. Proviamo? No? Luigi. Porca miseria, non ci arrivo mai. Teniamoli tutti qua. Allora. Prima. Così. Cura tattica. Poi. Bombardamento. Un colpo critico. E. Quelli laggiù, a meno che non si muovano, potrebbero non arrivarci. Facciamo così. C'è il 50%, ti prego, Luigi. A me sto 50% mi sembra una gran cavolata. Per me non è il 50%. Non lo so. Ho questa sensazione. Lo so.
Guardate cosa faccio, Boom. Non mi ricordo se è resistente al fuoco. Resistente al fuoco. E il bello che non è che gli fa un danno normale, gli fa meno danni e comunque non lo colpisce, quindi grazie Luigi. Sempre molto utile, devo dire. Mario? Proviamo. Non credo di poter far molto la cosa, esatto. Scelta stupida. E ormai rimane qui. Amen. No, loro proprio non si muovono. E sono anche sopraelevati, quindi loro possono arrivare a me. Io no a loro. Molto bene. Anche se adesso una chance in più ce l'ho, che ne dite? Facciamo così. Lo so, non ne secco nemmeno uno, ma spero di poterci arrivare con gli altri. Come fai? No. Dovevo usare il potenziamento quando ero più in giù. Così ci arrivava anche a lei. Vabbè. Critico. Non è bastato. Figuriamoci. Luigi. Vabbè. Stendiamo un velo pietoso. Nel mezzo della piazza. Perfetto. Ragazzi, se mi fallisce tutti i colpi è anche difficile, Potete fare le strategie che volete, ma c'è il 50% anche in questo caso. Boh. Let's go. Ormai non so più cosa è reale e cosa no. Scivolata, magari. Vabbè. Ah, non ci arriva? Pensa a te. Ok, lo lascio lì allora. Anche per forza. Luigi. Me l'hai fatta sudare, Maledetto. Con tutti sti colpi falliti. Vabbè. Ok. Allora, questo serve per rimuovere l'occhietto qua. Nuovo spark. Nuovo spark. Quello d'acqua. Fico. Ma non c'era segnato sulla mappa. Non me lo dava come una missione per salvare uno spark, se non sbaglio. Allora, elenco abilità. Ok. E poi se sono sbloccate anche delle altre cose, forse nel registro, ma fa niente, adesso andiamo avanti. Oh. Bella lì. Guardo se c'è qualcosa qui, ma non credo. Beh, è un faro, quindi è normale che sia alto, giusto? Giusto. Ops. Allora, bobomba. Il felino, un'altra bobomba, quindi ne conto tre.
E ce ne sono tre, in effetti. Andiamo. Let's go! Allora. Sì. Power upete. Non volevo fare così, volevo fare tutte e due contro di lui, ma... Ok. Sapete cosa vado a fare? Questo. E lo colpisco dal di qua, perché se... Se lo continuo a colpire dal di là, mi raggiunge poi. No, porca miseria. Ma oh, guardate che sfiga, oh. Cioè... Posso provare a fare così. Ma se lui passa qui dalle barriere, cosa succede? Cioè, tenta di romperle? Manda energie positive, davvero. Vabbè. Adesso comunque da qua lo posso colpire. ZR, sicuramente. E così. La bomba non mi raggiunge da là. Non c'è problema. Perfetto. Strategia perfetta in questo caso. E ci salutiamo. Più semplice del previsto. Bene. Sono sempre preoccupato dalla durata degli episodi, ma spero non vi dispiacciano se vengono lunghi. Si continua a salire, è infinito. Oh, infatti ho detto che cosa è successo. Scivolata. Questo. Tieni. E via. Bah, io mi aspetto un boss in cima. L'abbiamo affrontato anche nel tempio, ma... Potrebbe esserci anche qua. O forse no. Siamo in cima. In teoria. Bene. Eh beh, sì, c'è lo scontro con il tentacolo, quello che è. Sì. Sconfiggi il tentacolo. Non avevo dubbi, amici miei. Livello 8. Si può fare. Dal tentacolo l'altra volta era uscito il bestione. Quindi sì. Boss, dai. Oppure una cosa complessa tipo questa. Distruggi occhi dello scutiferio. Come li distruggiamo? Col solito seme o anche colpendoli con le armi? Un spark. Velenondo. Vi prego, dovete vincere questa battaglia. Per andarmene di qui non c'è altro modo. Povero spark. Andarsene. Vinceremo e sarai libero. Anche se dovessimo provare e riprovare più volte. Ecco. Speriamo non sia questo il caso. Psst, se distruggerete gli occhi di un scutiferio sulla pira, si accenderà il fuoco. Capito. E visto che la dimensione dello scutiferio e il nostro mondo sono connessi, si accenderà anche il faro di spiaggia luminosa. Andiamo. Mi sono affezionato a questo team, ragazzi. È perché mi servono i colpi da lontano, quindi vado. Li posso colpire, perfetto. Però devo stare ovviamente attento ai nemici, non è che posso fare quello che voglio, qua. Allora, qui ci arrivi? Al nemico lì? Ovviamente no. Però ho la scivolata. Ma da qui mi colpisce. O comunque rischia di colpirmi. Allora, facciamo così. Sì, lo so. Poteva far comodo la bomba per quelli lì, ma... Va bene così. Poi... Poi
Di qua ci arriva qualcuno? Impossibile dirlo. Bene. Non si scherza. Luigione. Di là non ci arrivo. Palese. Qui direi di sì. Bene. Attiviamo questa. Magari quello si muove. E iniziamo a fare così. Ok. ZR? No. Non ora. Tu. Cura. Oh, sono già pieni. Ah, giusto, perché siamo saliti di livello. Via. Fai uno. Ila. Ti sei avvicinato, eh? Giustamente. Questi qua invece sono rimasti fermi. Non so se possono scendere loro. Non so come funziona. Allora, tu, via. Se no, mi stressi. Di nuovo. Mario. Ok, due colpi. Vai. Ok. Via. Ci dobbiamo spostare di qua perché gli altri occhietti bisogna fare il giro necessariamente. Ma io farei così. Onesto. Bene. Bene. Loro non si possono muovere e quindi per forza passiamo. Oh cavolo. Oh cavolo. Non so perché, ma me lo aspettavo che sarebbe successo. Niente scivolata. Nope. No, facciamo così. Ok. Dovrei arrivarci con gli altri. Sì. No, non ho fatto la scivolata. Birlone. Okay, no, perché ho visto che ne stavano spuntando troppi. Non potevo rischiare. Ok, questo si muove, va bene. L'altro rimane su fermo, come uno stoccafisso. E io posso andare avanti. Allora, Mario. Mario. Vai qui. Perfetto. Ora. Fare così. Se mi distruggono la... la cassettina qua potrei essere nei guai, ma spero non troppo. Nessuno, ma va bene così perché se mi metto lì poi mi colpiscono. A meno che io non faccia questo. Scelta saggia. Perfetto. Luigi, sei la mia disgrazia, porca miseria. Ragazzi, il 50% è tanto. Non può fallire di continuo. Vabbè. Addio. Allora. Mandiamoci a spingere in avanti. Gigino. Allora sì, vabbè, spingiamolo, vediamo. C'è quello lì però che mi rompe le scatole sicuro. Ma non ci posso fare nulla. Lì non ci arrivo. Qua sì. Ma non lo colpisco. Che domande anch'io che faccio, cioè, come posso anche solamente pensare a una cosa del genere.
oltraggioso. E qua siamo nella popò. Quello lì mi colpisce. Proviamo a fare così. Io l'attivo, non si sa mai. Tanto qualche colpo arriva. O da quello, o da quelli nuovi che saltano giù. Marius, sei rimasto solo qua, solo soletto. E ora mi sa che ti tocca picchiare un po' di botte. A meno che, certo, non entrino tutti e due i colpi qui, ma dubito. Mamma mia, Mario, ma cosa sei? Ma chi è Luigi? Ma Luigi chi? Ok. Vabbè, oh, questa era prevedibile. Mario era lì nel mezzo, poverino. Scendono giù, perfetto. Vabbè, avrebbe senso. Cioè, ha senso. Cavolo, ma... sono tanti, eh. Cristo santo. Vabbè, dai, ma che sfiga. Cioè, col fuoco è andato lì e poi la bomba. Ma sì. Lasciamo perdere. Con la bomba avrei fatto un macello qui. Un marcello. Allora. Cura. Bene. Qua. Buonanotte. Alright. Alright, alright, mica tanto. E mi devo concentrare sugli occhietti, avete ragione anche voi, ma... non si può andare avanti con tutti questi nemici nel mezzo. Aspetta. Se almeno ne entra solamente uno... potrei comunque farcela a sconfiggerlo. Dai Mario, grande Mario. Direi che può bastare. E ora? Dove siete voi? Ah, siete laggiù. Bene. Avanziamo. Oh. Poi gli ultimi sono di là. Madonna, Marione. Ma sei un Marione grande. Ha anche colpito quello dietro la barricata, maledizione. E vai, che si va con l'episodio da un'ora. Let's go, amici. Sì. Ah, però se colpivo la bomba. Che stupido. L'ho visto tardi. Voglio capire se il raggio di questa cosa qui è tipo infinito. No. Sì. Vabbè. A tutti quelli che si muovono col... ah, pensavo solamente uno. Poi, dai, dai. Alla quarta volta logicamente mi colpiscono. Ah, vabbè, ridicoli, dai. Ridiculous. Cioè, qui bisognerebbe fare dei colpi... aspetta. Lui non è resistente, giusto, al fuoco? No. Non mi risulta. Vulnerabile a... ah, cavolo. Dovevo mettere l'altro spark. Non ce l'ha nessuno quello di quello d'acqua, no. Vabbè, ci ho provato. Allora. Comunque, l'attivo. Se riesce a colpirlo. Altrimenti sono proprio qua nel mezzo e rischio tantissimo. Da qui? Da qui. Vai. Ti prego, Luigi, ti prego. Grande. No, oh, meno male. Marione, Marione!
Non si scherza. Dobbiamo avanzare. Sì, non era giusto. Non ci arrivo là agli occhietti, che poi sono stato stupido perché ho rotto le barriere. Vabbè che non sembrano esserci nemici al momento, ma ne arriveranno sicuro. Comunque, andiamo a salire. Ci mettiamo qua. E in teoria... no, finito. Bel livello, mi è piaciuto un sacco. Voilà. Dai che smette di piovere. Beh, in realtà, ragazzi, è possibile che saltino fuori nuove missioni quando smetterà di piovere. Quindi forse ci sarà ancora un altro episodio su questo livello. Su questo mondo. Ma a noi ci piace. Sì, sì, qualcosa esce, dai. Ci sono ancora quei vorticini luminosi che devo capire cosa sono nella sabbia. Oggi. Mamma mia! Ma guarda che salto! Ci dai dentro con l'allenamento di gambe, eh? Tutto questo sole e il ritorno della spiaggia luminosa mi fanno andare a mille, tutto qua. Anche se, ecco, quando il tentacolo è scomparso si è lasciato dietro delle pozze di oscutiferio. Accidenti. C'è anche qualcosa di cui avrei dovuto già parlarvi. Si tratta della delle fedelissime di corsa. Le Bracca Spark. Sono già passate di qui, prima che voi arrivaste. Ah, ne avevo già sentito parlare, ma non sapevo chi fossero. Mi hanno detto che se non avessi consegnato tutti i miei Spark avrebbero affettato il pianeta come una mozzarella all'incirca. Vorrà dire che salveremo fino all'ultimo Spark ovunque si trovi. Che le Bracca Spark ci vengano a fermare. Piano, ce ne sono almeno tre. E non è gente che scherza. Se scoprono che vi ho detto tutto... In quel caso ce ne occuperemo noi. Abbiamo energia di oscutiferio purificata a sufficienza per raggiungere Passo Immacolato. Ma il teletrasporto funziona in tutti e due i sensi. Se ti servisse una mano, possiamo usarlo per tornare qua. Ah. Dalle mie parti c'è una parola. Colucca. Vuol dire la famiglia che ti scegli. Ecco, voi siete la mia Colucca. Ora. Bellino. Nuovo livello massimo, Spark sbloccato. Andiamo a dar da mangiare gli Spark, poverini. Molto bene. Allora. Ah, ma questa me la lascia? Pensavo si consumasse. Amici. Facciamo... No, le tengo. Voglio potenziare quelle cose a livello 2. Che mi chiedono due perk. Ottimo. Nuove missioni sbloccate. Vediamo quante ce ne sono, sono curioso. Congratulazioni, è finita la missione principale di questo pianeta. Ora sono disponibili altre missioni. Torna all'astronave quando vuoi, ormai abbiamo raccolto sufficienti, sì, per viaggiare in un altro pianeta. Ma non lo faremo. Guardate quanta roba c'è ancora da fare. Stai scherzando? Ecco. Ci siamo capiti. Quindi va a finire che riusciremo davvero ad arrivare ai 12 Spark. Non lo so, forse no, ma comunque. Uno è qua, per esempio. Ci vediamo nel prossimo episodio. C'è ancora tanto da fare qui.